Benvenuti a Il Punto Trasmissione di Approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come ogni anno di questo periodo è il turno del presidente del Consiglio regionale che è oggi qui in questo studio, il presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squarta, benvenuto. Grazie, grazie a voi. E come vuole il nostro format, quando c'è il Presidente, due eh, ospiti, due giornalisti esterni sono eh, qui per approfondire gli argomenti. Ve li presento subito. Sono Pierpaolo Burattini. Salve, grazie per l'invito. Tra le varie testate, vorrei ricordarne una in particolare, che è Umbria Radio, i cui ascoltatori sì. ci seguono in differita radiofonica. Sì. E saluto anche quelli di Foligno, Radio Gente Umbra. Claudio Sebastiani, responsabile della sede ANSA per l'Umbria. Presidente, io lascerò le domande dei giornalisti che sono oggi ospiti, però a distanza di un po' di tempo le chiederei anche un punto della situazione su questo 2023 che si chiude, come si chiude per l'assemblea che lei presiede? Beh, il penultimo anno, nel senso che ci stiamo accingendo alla chiusura della legislatura, manca meno di un anno. È stata una legislatura molto complicata perché sicuramente quei due anni di pandemia hanno condizionato tutti, ma ovviamente anche le istituzioni. Sono stati quattro anni molto intensi, è stato un anno dove il Consiglio regionale ha approvato molte leggi, si stanno approvando molte più leggi rispetto a quante se ne approvavano nelle legislature precedenti, è stato approvato anche il piano regionale dei rifiuti dopo 15 anni, quindi un'attività legislativa che è andata veramente a pieno ritmo. Le domande cominciano con Claudio Sebastiani. Che cosa chiediamo al Presidente del Consiglio? Eh, tu hai detto che siamo alla vigilia dell'ultimo anno della legislatura. Tra un anno sarebbe soddisfatto se? Se il centrodestra rivincesse il Comune di Perugia e la Regione dell'Umbria. E a livello di attività legislativa del, dell'Assemblea, quali sono gli obiettivi realistici? Ma sai, negli ultimi anni, che poi sarà meno, perché se votando a ottobre. L'attività sarà fino a luglio, poi inizierà la campagna elettorale, quindi non credo che si potranno fare eh, tantissime cose come in questi anni. In questi anni abbiamo fatto molte leggi. Io magari mi auspico che qualche legge che ho a cuore possa andare in porto. Pier Paolo Curatini. Allora, volevo chiedere al presidente Squarta, dato che anche lui ha detto che siamo giustamente in una legislatura ormai di fatto in chiusura. E con una campagna elettorale per certi versi già iniziata con le amministrative, poi l'Onda Lunga arriverà sulle regionali. Volevo chiedere a Squarta la cosa che, guardandosi indietro, non rifarebbe e la cosa di cui fino ad oggi va invece abbastanza orgoglioso. Di questa legislatura? Di questa legislatura e nel suo ruolo di presidente del Consiglio, che ricordiamolo per gli ascoltatori, ma lo sapranno, è il primo presidente del Consiglio, espressione di quella destra storica. Eh, che in Umbria non aveva mai avuto un ruolo apicale come quello del Presidente del Consiglio. Ma eh, che rifarei? La cosa sicuramente di cui vado più orgoglioso che questa è un'assemblea legislativa che ha deliberato per il sociale veramente circa 50 milioni in 3-4 anni, 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 quindi una cifra mai vista prima. E vista la mia attenzione che ho sempre dedicato al sociale, ne sono molto orgoglioso quando è stato approvato il PRINA. Sì cose da non rifare ma Anche sai una un errore che lei capisce forse valuta come errore che oggi direbbe, ripensandoci direbbe ma forse quella cosa non la rifarei se c'è eh. ma guarda adesso non mi viene in mente eh, sicuramente sotto pandemia c'erano delle scelte un po' urgenti da fare quindi tornando indietro magari qualcuna, qualcuna la ma però col senno di poi certo, certo. è sempre difficile quando affronti una pandemia mondiale. la ricalibrerebbe meglio, vorrebbe ricalibrare qualche la considerazione la, rical la 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 ricalibra lei. Mm. Presidente, cominciamo a mettere qualche tassello perché i prossimi mesi saranno inevitabilmente legati al discorso elettorale. Si candiderà per le europee, anzi, le chiederanno di candidarsi per le europee, presidente? Eh per le liste e si vota l'8 e il 9 giugno, quindi c'è tempo, però posso dire che ho dato la mia disponibilità alla candidatura al Parlamento europeo. E in quel caso, eh, via, spiegate, per le elezioni che cosa succederebbe? Cioè, avremo un finale di legislatura un po' movimentato oppure ci sono dei meccanismi di compensazione? No, perché, a parte... allora, io, guarda, è, è una sfida veramente molto difficile perché credo nessuno dall'Umbria è stato eletto mai in prima battuta al Parlamento europeo. I parlamentari europei eletti dall'Umbria sono stati quasi tutti eletti perché altri si erano rimessi prima, qualcuno era deceduto, quindi sempre a fine legislatura. Perché l'Umbria è una regione piccola, è un'elezione a preferenza su quattro regioni, Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Collegio di centro. Collegio sì. di centro, quindi l'Umbria nelle preferenze è quella più penalizzata. Però le sfide ci piacciono, credo che l'Europa oggi sia il, il soggetto, che incide di più nella vita dei cittadini e quindi dopo dieci anni di Consiglieri Generali, cui cinque era Presidente, eh, ho dato la disponibilità nell'accettare questa sfida della candidatura, sapendo poi le difficoltà che ci saranno nell'elezione. Il 2023 e il 2024 si presenta come un anno di tornata elettorale, sì, campagna comuni, elettorale da gennaio per anno, se per già ci sarà un di regione, sì. poi 50 a comuni, 59 comuni. A giugno, insieme al capoluogo, comuni importanti come Foligno, ma come Marciano, come, come Magione, Castion di Lago, tanti comuni sotto 15.000 abitanti, credo quasi 60. Il capoluogo? le europee E dopo pochi mesi, subito dopo l'estate, salvo che il governo faccia prolungamenti, ma dubito, ritengo che si voterà a ottobre, a quel punto noi, quindi sarà un anno molto agitato. Mi faccio mm. essere cattivo, scusa per parlare, non teme che... Mh, L'Assemblea legislativa, il Parlamento dell'Umbria, ha visto tutta questa scadenza elettorale si trasformi per un palcoscenico di campagna elettorale continua e tralasci quelli che sono i compiti istituzionali? Ma guarda, questo è un problema che c'è in ogni competizione elettorale. Cinque anni fa, sempre in quei stessi mesi, si è votato Comune, Europea e Regioni. Quindi, quando ci sono campagne elettorali così, è normale che poi purtroppo i toni un po' si alzano e prevale per tutti quanti, eh, diciamo. Quando parla, quando qualcuno parla, pensare che poco dopo si vota. È sempre stato così, però, nella finale di legislatura. Allora io la riporto sulle elezioni amministrative, perché qui a Perugia il, la cosiddetta cabina di regia e di comando del centrodestra, formata a mio avviso da lei, il suo collega Emanuele Prisco, sottosegretario degli interni, e l'attuale Sindaco di Perugia Andrea Romizzi ha deciso in maniera abbastanza veloce, secondo me giusta, di puntare sull'attuale assessore Margherita Scoccia all'urbanistica come candidato, verrà ufficializzato credo a breve. Sì. Ecco così, ci diamo anche questa notizia. E io le volevo chiedere una cosa, il pericolo è non vincere al primo turno, eh, se ne è parlato, ci sono un po' di pur purparlè anche nel centrodestra, <ride> chiudere la partita. Adesso tutti richiamano l'avventura disfatta trattino di Vladimiro Boccali quando sfidò, venne sfidato da Andrea Romizia. Era un contesto diverso, le persone sono diverse e fare le paragoni è sempre eh, improvvido. Però, l, come dire, partita da giocare e chiudere al primo turno, il centrodestra mi sembra che voglia questo e cerchi questo in maniera abbastanza forte, o no? No, sì, assolutamente sì. Credo che ci siano differenze perché Boccali nella, nel 2014, ricordo bene, perse lui, non vinse Andrea. Quindi c'era uno scontento sì, verso sì. l'amministrazione. Oggi, stante tutti i sondaggi, quelli fatti dal Partito Democratico che abbiamo letto nei giornali, quelli fatti da altri soggetti che abbiamo letto sui giornali, concordano tutti in un dato: cioè che il consenso su Romizzi e l'amministrazione uscente a Perugia è ben quasi vicina al 70%. Ma basta parlare con la gente. La candidatura di Margherita Scoccia non è una candidatura che è venuta da me, Andrea ed Emanuele, è una candidatura che ha visto una convergenza ad oggi. Beh, io adesso da cronista ho ha semplificato fatto, perché beh, voi siete front, stato, ma diciamo. No, vabbè, hai, fatto, eh, hai fatto giustamente, però è, è, una, è, è una candidatura che, sta, che è condivisa dai tre partiti di centrodestra, la, la Forza Italia e Lega, quindi il centrodestra è unito, con forze civiche come allargate come eh, quella che rappresenta Nilo Arcuri, Andrea Fora, Civitas di Paola Gabiti, alcuni fuoriusciti da Italia Viva e ora in queste ore si sta definendo l'intesa anche con gli amici eh, di Progetto Perugia, quindi è una coalizione che va ben oltre. Io in eh, 15 anni di politica non ho mai visto il centrodestra allargare così tanto come sta allargando. Lei, lei se dovrebbe, dovesse fare una scommessa, uh, un penny, una scommessa sul uh, Scotch al primo turno? Si sbilanci, siamo credo andare. che ce la possiamo fare bene Beh, a questo punto. Togliamoci l'altro dente: la regione. te sei sì, o te sei... te sei bis sì, te sei no? Ci sono alternative credibili? Ah, io credo che Donatella abbia governato in una situazione di emergenza come nessun altro prima perché è arrivata dopo 50 anni di monocolore circa con tante difficoltà, perché in una regione rossa se il centrodestra ha vinto col 60%, perché quelli di prima avevano, fatto i insomma, avevano governato male. Ha affrontato una pandemia, ha affrontato una crisi inf inflazionistica senza precedenti, e queste non sono scuse in realtà. Quindi quando poi la regione aveva dei fronti aperti ovunque, in tema di trasporti, sanità, partecipate, il fondo Monteluce e quant'altro, governare in quattro anni con due anni e mezzo di pandemia è difficile, la gente ne deve tener conto, ribadisco quello che ho sempre detto, che la decisione eh, di la ricandidatura alla Presidenza è una competenza che spetta esclusivamente a decisioni di natura nazionale. Presidente, volevo fare invece un po' dell'opposizione per un attimo. Mm. Si è stato detto che ci sono stati tanti errori da parte della sinistra del centro-sinistra che ha perso la regione. Adesso questa stessa accusa vi viene un po' rivolta contro, nel senso che l'opposizione a Palazzo Cesaroni dice beh adesso però siete voi che governate da anni. E allora qual è il bilancio? Ovviamente per la minoranza di Palazzo Cesaroni è un bilancio negativo. Come risponde a questa eh, critica che il centrodestra doveva fare di più? Ah, io parto da dei fatti dei fatti che sono inconfutabili quando la te sei perché del resto quando uno giudica l'amministrazione deve giudicare anche le condizioni di partenza perché come nel calcio un conto se tu alleni il Real Madrid quindi sano e devi vincere la Champions League è un conto se tu alleni oggi mio pare l'ultima la Salernitana per non essere l'Ellas Verona e quindi devi fare una rimonta e questo è un dato oggettivo vale nel calcio vale nell'impresa se tu prendi un'impresa che ha tot debiti è un conto rispetto a un'impresa che è solida Donatella Tesei aveva certificato un disavanzo in sanità di 80 milioni di euro l'anno, un debito enorme nel settore dei trasporti dove le gare non venivano fatte dal 2006, le società partecipate quasi tutte in una situazione di perdita, un turismo che rallentava e eh, grandi crostini, ricordiamo quello delle comunità montane che rischiano di mandare in default tutti i comuni del lago e Monteluce. Donatella Tesei in questi quattro anni ha risanato le società partecipate, ha dato una prospettiva alla questione di Monteluce, ha finalmente creato l'agenzia in tema di trasporti e si andrà dopo 15 anni a fare la gara. L'agenzia determina un risparmio di 10 milioni l'anno. Fronte Turismo è innegabile i dati che sono i dati i migliori negli ultimi 10 anni. Come PNRR è la regione che è l'unico strumento che oggi lo Stato ha per ricreare economia e ricchezza, è la regione che ha intercettato più risorse rispetto alle altre proporzionate alla popolazione, e quindi questi sono dati inconfutabili, in tema di sanità l'Umbria ha una sofferenza innegabile. Che è però calibrata in tutta Italia. Avete visto i giornali di oggi: sciopero in tutta Italia, in tutta Italia, nel nord, non parlo del sud: ci sono liste di attesa superiori ad un anno, ci sono medici che mancano, ci sono carenze in ogni parte d'Italia. Quindi, purtroppo, se c'è in tutta Italia questa situazione, l'Umbria che partiva da 80 milioni di disavanzo perché gli ospedali sono troppi e affrontando la pandemia era irrealistico pensare che potesse risolvere tutti i problemi. Quindi, questi sono i dati oggettivi e i disastri. Gli 80 milioni di sevanze in sanità, i milioni di buco nei trasporti, tutte quelle partite che ho detto prima erano creati i 40 anni di PD, che pretendeva che un'amministrazione in quattro anni, di cui due anni e mezzo di pandemia, potesse risolvere in quattro anni. Finita la pandemia, un'inflazione senza precedenti. Questi sono i fatti. Magari qualche butade la potevano far prima, non un problema anche, cioè è innegabile Presidente al di là del quadro che lei ha fatto a livello nazionale che il tema sanità sia stato un tema forte di dibattito anche all'interno della maggioranza, più volte si è parlato della richiesta dei Fratelli d'Italia di sostituire l'assessore Coletto, che giudizio dà, cioè è comunque stato un tema controverso quello della sanità, fatti salvi i dati innegabili nazionali? Allora, eh, la Donatella ha trovato questo problema, la macchina della sanità è una macchina che era quella dei 40 anni, con gente a tempo indeterminato, per cui non è che tu puoi cambiare i puoi cambiare direttori, ma la macchina, non so quante migliaia di dipendenti ha, e quindi tu hai una macchina che per anni poi ha prodotto quella situazione che si è prodotta e hai dovuto affrontare una pandemia, eh, non puoi non considerarla questa cosa, questa è una regione che ha affrontato una pandemia con 58 terapie intensive con su 19 ospedali, quindi si poteva rifare di più, sì, ma vedendo anche quando mi confronto con gli altri presidenti dei consigli regionali, quando vedo regioni del nord eh, che sono veramente al collasso dal punto di vista della sanità, dove c'è un PIL enorme, capisci che il problema è molto, che non si può risolvere con slogan da fantacalcio. Io ho sentito dei miei colleghi in Piemonte, in eh, Toscana, in Veneto, in Lombardia, dove la sanità è veramente fuori controllo. Allora volevo chiedere al presidente, restando sulla vicenda elezioni regionali, ehm, lui ha detto sostanzialmente saranno i partiti a livello nazionale a indicare la ricandidatura o l'eventuale cambio della presidente della Regione Donatella Tesei. Io le volevo chiedere, però, se l'ipotesi dell'attuale sindaco di Perugia Andrea Romizzi come candidato, sin, candidato presidente appoggiato da Fratelli d'Italia ha al Presidente Squarta appare come dire come un delirio invernale oppure è una di quelle ipotesi che potrebbero uscire. Perché le dico questo, Presidente? Perché nel pour parler, negli spifferi di palazzo che ogni cronista eh, sente o fiuta, c'è anche questo convitato di pietra del eh, sindaco di Perugia che secondo molti potrebbe uscire come dire all'ultimo chilometro. Io le chiedo a lei se questa cosa le sembra fantascienza oppure può rientrare nei canoni di una dialettica politica come, come si può assistere in tante altre regioni e situazioni. Politica può succedere di tutto. Siamo tutti abituati. Ad oggi non è una ipotesi in campo. Bene tornando alla ad, ad oggi. Ad oggi. Ad, oggi è un, ad oggi non è un'importante sì, da, da prendere in considerazione. D'altronde, gli appuntamenti che ci sono da qui alle regionali sono talmente tanti che il quadro può cambiare in un verso o nell'altro. Penso che terrete conto. Però, oggi, nessun partito, né tantomeno Fratelli d'Italia, ha proposto la candidatura di Andrea né ha, diciamo, ha preso eh, diciamo, la possibilità, diciamo, non c'è stata nessuna proposta, nessuna considerazione anche di questa candidatura. Perché, conoscendo bene come funziona, essendoci passato, quando quattro anni fa Giorgia Meloni mi propose come candidato governatore agli Alleati, cap conosco le dinamiche e so che sono scelte che vengono prese a livello nazionale. Un fenomeno nuovo della politica umbra di quest'anno, sospendendo ovviamente il giudizio, è il fenomeno Bandecchi. C'è una candidatura alla regione, quindi realisticamente sarà nel prossimo Consiglio, nella prossima Assemblea legislativa. Che... Lo auguro a lei non ci sarà eh, perché sarà a, a Bruxelles, no, eh sì. eh, però ecco, eh, un, a Strasburgo eh, comunque è un fenomeno che va tenuto conto. Di cui va tenuto conto. Assolutamente, io quando ci sono personaggi politici che prendono no, così tanti poi, voti... Aggiungo e faccio un inciso a Sebastiani che ovviamente acutamente ha tirato fuori la vicenda Bandecchi. Per aggiungere in coda la gestione della sindacatura, della candidatura a sindaco del centrodestra a Terni, la soddisfatta. Chiudo no. parentesi Ecco. Allora, eh, no, così allora la Bandecchi, è ah, io rispetto sempre eh, chi prende... Tanti voti come lui, quindi se ha preso i voti dalla gente per me è legittimato a fare il sindaco. Credo però che lui abbia vinto perché il centrodestra a Terni è imploso. Ha fatto una scelta eh, diciamo sbagliata di non ricandidare Latini, perché è noto a tutti che basta andare a Terni e si respirava anche quei giorni che la ricandidatura di Latini avrebbe non consentito la vittoria di Bandecchi. Eh, ma ormai il passato è passato, lì ha, vinto il, ha perso il centrodestra. Credo però, stante i sondaggi e stante soprattutto il sentore che sento in giro, comunque avendo preso preferenze, più di 6.000 preferenze, un po' giro e sento, a Perugia, ma soprattutto nella parte centro-nord dell'Umbria, il fenomeno Bandecchi è un fenomeno veramente molto circoscritto, a Perugia in particolar modo, ma in tanti altri comuni, perché c'è anche un approccio, ci cioè, l'Umbria, diciamo ci sono molte differenze e quindi diciamo che certi atteggiamenti e diciamo, certa politica, soprattutto della parte centro-nord dell'Umbria, io ritengo che non atteccherà. E poi, presidente, mi sembra improbabile che un ex presidente della Ternana possa incontrare un vasto gradimento da parte posso, dei perugini. Posso la... esprimermi altrimenti i colleghi ternani dicono che non sono imparziale le <ride> ruoli presidente del Consiglio regionale quello è calcio, però non è la domanda la volevo fare sulle amministrative qui a Perugia, che abbiamo insomma, eh, toccato. Eh, poco fa, dicendo se sulla lista di fratelli d'Italia ci saranno. Che tipo di, di lista sarà fatta? Par si parla anche di molti giovani, di inserimento di molti giovani, lo dico perché eh, Squarta, Romizzi e proprio Prisco e tanti altri partirono proprio in sordina, ma, in sordina, ma come dire da giovani virgulti e proprio iniziarono questo loro lavoro. Allora, a memore della sua partenza di allora, eh, ci sarà una lista un po' aperta ai giovani? O mettiamo tutti i senatori convinti che possano prendere voti? Allora, Fratelli Italia già nel 2014, nel 2019 ha fatto una lista aperta alla società, candidature come l'Avvocato Nannaroni, Fotini Giustozzi, che è una grandissima imprenditrice, noi già era una lista civica allargata, tant'è vero nel 2019 Fratelli Italia ha preso il 6 alle europee e quasi il 13 alle comunali. Sì. Noi faremo la stessa cosa, cioè riconfermeremo i candidati uscenti, quindi Fotini Giustozzi, Pastorelli Clara. Paolo Befani, Michele Nannarone, c'è Nicola Volpi, che è una new entry in Fratelli d'Italia, presidente dell'Ordine degli Infermieri, e poi ci sono tante figure che noi stiamo veramente ottenendo l'adesione come candidatura che vengono dalla società civile, cioè stiamo all'erg... e mencaglia anche, se no si, si offende o uscente, stiamo veramente ottenendo candidature importanti che provengono dalla società civile. E di questo siamo veramente molto, molto contenti. Presidente, prima lei ha fatto un... Eh... Paragone calcistico, ci vorrei tornare sopra. Allora, stare all'opposizione è come la squadra che difende e deve spezzare il gioco degli avversari. Governare significa andare a fare gol. Come sono state queste due esperienze? Come le ha vissute Le ha vissute una dopo l'altra? Entrambe? Ali quella dell'opposizione dell e quindi di opporre un progetto poi in realtà di governo e quindi di andare a fare gol. Bah, è una eh, situazione completamente diversa perché un conto è fare l'opposizione. Io qua, qui ho avuto la fortuna in questi dieci anni in consiglio regionale di svolgere un po' i ruoli, sì, posso dire più importanti nell'opposizione e nella maggioranza perché, nella maggioranza, ho fatto il presidente, nell'opposizione, ho fatto i due ruoli che ha l'opposizione: presidente della commissione controllo e garanzia e il portavoce, opposizione. È tutto un altro mondo. Fare opposizione e poi dire di tutto e di più, quando governi poi è molto più complicato. Beh, sono esperienze differenti. Una cosa che la Presidente Meloni ha riconosciuto no? in qualche conferenza stampa. Sì, sì, si, sono fatto. due cose complesse. Io ho avuto la fortuna nel Consiglio regionale in questi dieci anni di poter, da semplice consigliere, capogruppo, di poter vedere tutto l'arco costituzionale del Consiglio regionale. Quindi è più difficile andare a fare gol. Assolutamente poco di fila ultimi minuti, un'ultima domanda a ciascuno per i colleghi Burattini. Allora, è un atto eh, legislativo che lei, su a cui lei tiene e su cui spingerà l'acceleratore da qui alla fine della legislatura perché come dire, la fine della legislatura è sempre contrassegnata dai cosiddetti assalti all'autobus, no? Un po' da parte della maggioranza per mettere quei quelle quelle leggi o quegli atti in cui un po' ogni partito si riconosce o anche ogni singolo consigliere o in maniera trasversale. C'è un atto che Fratelli d'Italia o questa maggioranza di centrodestra devono portare assolutamente in buca prima della fine della legislatura? La legge sull'autismo e sul neurosviluppo. Anche perché se ne parla dalla precedente legislatura. Sì, cioè è, è, un molto, precedente. è molto difficile perché servono circa un milione all'anno. E quindi Manca, se, se eh, la vogliamo fare bene, risorse. quindi ci sono delle risorse che in un contesto drammatico sulla sanità devi tagliare da qualche parte. E siccome se bisogna fare questa legge bisogna farla bene perché lo spot non serve a nessuno, per farla bene servono un milione di euro all'anno. E quindi il problema non è politico, il problema è tecnico con, con chi certifica la eh, congruità della spesa degli uffici della Giunta e della Regione che devono, si stanno... A diciamo concentrando su come trovarle. Io volevo ricordare a chi ci ascolta che è tecnico anche dal punto di vista dell'assegnazione delle materie. Cioè la Costituzione determina che certe materie siano di competenza del governo, altre sì. di competenza delle regioni. Quando andiamo sul sociale, sulla disabilità eh. bisogna unire le, due, le strutture, quindi Ministero e uffici amministrativi locali devono lavorare insieme, quindi è effettivamente una difficoltà grossa per come sono le leggi adesso. Non rubo altro spazio, Claudio Sebastiani. Telegrafico, eh, diverse sedute quest'anno in questa legislatura sono concluse per mancanza del numero legale. Eh, è un tema su cui pensate di intervenire. No, perché c'era anche la scorsa legislatura, è eh, sempre così, ma poi non è che sono finite dopo due ore, cioè magari dopo cinque o sei ore manca il numero legale. Una delle prerogative che ha l'opposizione lo facevo anch'io, che quando, oh, per poter far saltare la seduta è la mancanza del numero legale. Purtroppo abbiamo una legge elettorale che non consente il consigliere supplente, per cui abbiamo degli assessori che fanno anche consiglieri e quindi con gli impegni alcune volte se mancano c'è il numero legale. Viene fatto mancare, ma viene in Parlamento, in Comune, in Provincia, in tutte le parti. È sempre stato così. È uno strumento politico. Presidente, un minuto per i telespettatori: siamo alla fine dell'anno. Un messaggio. Mi sento ag Amadeus. Agli Umbri, <ride> <ride> oggi lo deve fare. Per un... Io mi auguro che l'Umbria continui nella crescita dal punto di vista economico. I dati del PIL lo confermano. Però mi auspico che ci sia maggiore, sempre più attenzione per il sociale perché è una regione per cui è vero si sta meglio rispetto ad altre, però l'emarginazione sociale purtroppo che riguarda anziani, disabili ma anche altre categorie, è pregnante e mi auguro che la politica possa ogni anno trovare le risorse che abbiamo trovato quest'anno e fare sempre qualcosina di più. Bene, Con le parole del Presidente del Consiglio chiudiamo la puntata di per oggi. Me, visto che siamo sotto Natale di fare gli auguri al Presidente Stampo. Auguri anche a voi, auguri a tutti. Ringraziare voi dell'Ufficio Stampa per il lavoro che fate quotidianamente. Quindi mi e associo, un saluto a Pierpaolo. Mi associo all'augurio che fa Claudio e lui ha detto tutto. Auguri per ciò. Grazie, Consiglio Grazie, grazie Ovviamente, Grazie, saluto Claudio Sebastiani, responsabile della sede ANSA per l'Umbria, Pierpaolo Burattini. Come vi dicevo diverse testate giornalistiche nelle sue collaborazioni, io ho ricordato all'inizio le radio Umbria che radio. ci seguono, Umbria Radio, anche per motivi affettivi certo. personali, e Radio Gente Umbria di Foligno che ci ritrasmettono in differita. Sì. Grazie a tutti voi per Grazie.